Ciao ragazzi, benvenuti su Gazzio Drums. Nel video di oggi voglio provare questa Nuex DM8 già montata dietro di me, una batteria elettronica di casa Nuex, che ringrazio. Ovviamente ho già anche le istruzioni in mano, perché vi voglio spiegare un po' di cose e soprattutto in realtà leggo solo le grandezze dei tom, perché ho detto ma scusa, ma quanto sono grandi i tom, che se mi sembrano diversi dagli altri, e quindi l'ho preso, adesso le leggo molto semplicemente. Ma avete visto il titolo probabilmente del video oggi e avrete detto ma cos'è sta roba, adesso avete visto la Nuex DM8, c'è qualcosa di strano. Vi spiegherò dopo, perché devo dire di essermi divertito veramente tanto. Non voglio dirvi solo cose belle oggi, quindi vi dirò un po' di pro e un po' di contro di questa batteria, ma andiamo, facciamo così, quindi mando la sigla, torniamo qua, vi spiego le grandezze che ve le leggo qui da questo manuale di istruzioni, che devo dire essere anche abbastanza grande e ben spiegato, dove vi spiega tutto della batteria. Vabbè, ci sono anche le bacchette, vabbè, fa niente, mando la sigla e poi partiamo. Quindi, allora, eccomi qua con il mio libercolo e vi leggo le grandezze dei tom, perché mi va così. Allora, grandezze dei tom, modulo per uno, no. Piatto da 12 pollici, piatto da 14 pollici, Charleston non c'è scritto. Charleston c'è scritto uno, c'è un Charleston solo, ma va bene. Poi abbiamo tre pad, che sono i tre tom, quindi tom 1, tom 2, timpano da 10 pollici, il rullante da 12 pollici, poi abbiamo cassa, pedale, hi-hat control, cable locker, cable power adapter. Comunque, in pratica abbiamo una batteria composta da 3 tom, un rullante, 4 tom in tutto, cassa, crash, Charleston e ride, più ovviamente il modulo. Una batteria in realtà abbastanza simile tra virgolette a quella che ho già provato, la DM7X, ma ha qualcosa di diverso, soprattutto ad esempio il modulo, come potete vedere, è di un colore diverso, è più figo secondo me, direi che facciamo così, andiamo alla batteria, ve la provo, vi spiego il perché oggi mi divertirò un sacco, mi sono già divertito un bel po', ma oggi mi divertirò ancora insieme a voi, quindi andiamo alla batteria. Ed eccoci qua, sono seduto su questa Nuex DM8. Allora, sicuramente la prima cosa che voglio dire è che questa batteria qua è un level up della DM7X che avevo già provato in un altro video che vi lascio qui sotto in descrizione. Sicuramente, sicuramente questa è una batteria più massiccia, perché comunque, come potete vedere, sia i tom sia la cassa sia in generale l'impalcatura di questa batteria è molto più massiccia, è scura di questo scuro. A me piacciono in realtà queste batterie di questo colore, poi ovviamente il fatto del colore non è una cosa molto importante, ma secondo me, come al solito, ogni tanto ve lo dico, l'occhio vuole la sua parte, quindi comunque è importante. Essendo una batteria elettronica, mi vado a mettere le cuffiotte. Facciamo così, come ho già fatto in un altro video, vi faccio sentire, perché queste sono le pelli mesh fatte da Remo. Facciamo così, togliamo un attimo le cuffie, le metto un attimo di là, perché vi è piaciuta questa cosa, quindi vi faccio risentire la batteria senza niente, quindi muta, suonata con pelli mesh. Ovviamente sentite tutto da questo microfono qui, bello nascosto, che ho qui. Come potete sentire, le pelli mesh sono abbastanza silenziose, poi ovviamente queste pelli qua si possono anche svitare e avvitare come volete, quindi più che altro per renderla molto più simile come rimbalzo a una batteria acustica, perché alla fine comunque sono pelli, sono mesh ma sono pelli, quindi può diventare molto simile a un'acustica come sensazione proprio. Oltre questo, adesso vado a mettermi le cuffie. Dicevo, allora, voglio spiegarvi il perché del titolo del video. Già ve l'ho detto nell'intro, vi spiego poi il perché, non ve l'ho ancora spiegato. Perché praticamente ho montato la batteria e ho cominciato a suonarla. Forse hai i tom un pochettino bassi,
vi ho già spiegato un pochettino di cose, qui possiamo andare, giusto, questa è una parentesi del video, ma possiamo andare tranquillamente ad aumentare il volume quanto vogliamo, quindi... Piatti che si stoppano, ovviamente possiamo andare a aumentare il volume di quello che vogliamo, come potete vedere da questa centralina. Allora, questa batteria ha la cosa che i suoni, nel momento in cui andiamo ad aumentare un pochettino la velocità, soprattutto questi suoni qua, tipo i suoni pop o i suoni rock, come si fa così, ce ne sono poi un bel po', perché come anche la DM7X ha questa manopolina in cui potete passare da rock, metal, jazz, pop, eccetera. Se suoniamo... ha un pochettino i suoni, diciamo, con tanto attacco, che a qualcuno potrebbe non piacere, più che altro nel momento in cui andiamo veloci. Ma questa cosa ha un pro, in realtà, perché io ho provato un po' di suoni, poi ovviamente qui c'è Rock 1, poi se cliccate questo e girate la monopolina avete Rock 2, Rock 3, Rock 4. Cioè, avete tutti i suoni che volete, poi appunto potete andare a fare quello che volete, ma a un certo punto io ho girato la manopolina e sono andato anche, c'è anche jazz tra l'altro. A un certo punto io sono andato, vi dicevo, a electronic e percussion. Quindi qui ad esempio ho folk numero 7, ma andiamo all'1, e nel momento in cui ho suonato questa cosa, ho cominciato a divertirmi di brutto. Adesso vi faccio sentire qualcosa. Ultimo. Allora, questa cosa qua, ovviamente i suoni non sono perfettamente quelli delle percussioni, eccetera, hanno ancora un po' l'attacco. Però io mi sono divertito un sacco perché ci ho visto qualcosa in questa batteria, in questi suoni. Poi ovviamente i suoni elettronici ce l'hanno tutte le batterie, ma elettronici o di percussioni, dopo vi faccio sentire quelli elettronici perché sono una bomba anche quelli. Però qui, nei suoni di questa NUX, non lo so, mi è piaciuto qualcosa. Poi ovviamente credo sia una cosa anche soggettiva, cioè che a qualcuno possa piacere, a qualcuno possa non piacere. Ma a me sono piaciuti perché mi danno qualcosa, mi permettono di suonare in un modo diverso. Stessa cosa per quanto riguarda i suoni elettronici. Adesso sono all'ultimo, andiamo al primo. Ah, ecco, ovviamente una cosa che non vi ho detto è che ogni pad ha...
pelle, rimshot, solo boldo. È una figata, io mi diverto un sacco. Vedete, la cosa qua è che io questa batteria qua, se dovessi andare a fare delle cose più sul dance, cioè, raga, è uno spettacolo questa cosa. Proviamo ancora uno. Ce n'era uno che avevo trovato prima. No? Eccolo qua. Ecco, questo mi diverte veramente tanto, perché i suoni elettronici mi piacciono, mi piace la questione dei suoni elettronici, ce ne sono di più belli, di più performanti, di più simili ai suoni elettronici che sembrano veri, eccetera, non lo so, ma a me questi piacciono. Ovviamente questo voleva essere un video un po' diverso dal solito, vi ho voluto far vedere una peculiarità di questa DM8. Per il resto, la questione della centralina, ovviamente, praticamente ho fatto un video al contrario, ho prima suonato e poi ho spiegato, ma vabbè, in pratica questa qua è una centralina con la possibilità di fare volumi in tempo reale di tutto, quindi kick, snare, tom, hi-hat, crash, ride e poi i trigger, perché qui dietro, vi spiego anche il dietro ha due trigger in, 1 e 2, poi ha un MIDI out, l'output mono LR, l'aux in, l'USB disc, l'USB normale e poi ovviamente accensione e spegnimento con la propria batteria, il proprio alimentatore a 9 volt. Questa batteria, come anche la DM7, fa un sacco di cose, a parte essere molto bella, devo dire che questo modulo è molto bello, ha la possibilità di inserire la pennetta USB, come avete visto, per caricare i propri suoni, ha la possibilità di registrare, quindi se voi cliccate su REC, lui vi chiede ovviamente di inserire una penna USB per poterci registrare sopra. La cosa bella è che non avete bisogno di 1000 schede audio, cose eccetera, infilate una penna USB anche piccola, 1 giga, e potete registrare per praticamente delle ore, quindi questa secondo me è una cosa molto bella. Ha la possibilità ovviamente di cambiare tutti i suoni che volete, da cambiare rullante a cambiare il tom, a inserire il riverbero, ad esempio se noi andiamo qui possiamo mettergli qualsiasi tipologia di effetto, possiamo decidere l'EQ, cioè l'equalizzazione dei pad, della compressione,
l'EQ del master, l'overdrive. Cos'è overdrive? Ah, ok, sì, andare a mettergli degli effetti un po' diversi e poi più che altro il riverbero, che secondo me è sempre abbastanza importante. Forse così è un po' troppo, in effetti, però scendete di livello, potete tranquillamente mettere il vostro riverbero e poi trigger, potete decidere se farli più sensibili, meno sensibili e tutto quanto. E poi in tutto questo, tornando veloce perché sono cose che vi ho già spiegato, la questione coach, quindi avete la possibilità di avere gli accenti che shiftano, poi voi suonare sopra il click e alla fine vi dà una votazione, potete avere il time check, il quiet count è quello che ci permette di avere un po' di click e un po' no, e poi infine il change up, che è quello che lui ci dà metriche diverse e noi per pieno dobbiamo continuare a riuscire a suonare sul metronomo. Quindi questa è la DM8 di Nuex. Facciamo così, mi risposto là e facciamo due considerazioni finali. Quindi ragazzi, con questo posso chiudere il video. Come avete visto, questa Nuex DM8, sì, DM8, non 7X, perché 7X era quella dell'altro video, ha dei pro e dei contro. Secondo me, io ho trovato molti pro sul fatto di divertirmi e sul fatto di utilizzarla come batteria elettronica, utilizzata come batteria elettronica, perché ovviamente esistono batterie che sono elettroniche ma servono per simulare delle acustiche. Queste qua, secondo me, soprattutto le batterie elettroniche di fascia economica media, diciamo, che poi ovviamente economica media per quanto riguarda le elettroniche non è la stessa fascia di prezzo di economica media per quanto riguarda le acustiche, ma comunque queste qui sono da trattare come elettroniche. Voi cerchereste mai di fare la chitarra con un basso? No, perché sono due strumenti diversi. La batteria acustica e la batteria elettronica sono due strumenti diversi. Quindi scrivetemi pure, ma questa c'ha i suonini così, poi l'altra... Sì, ma ha tanti pregi in confronto a un'acustica anche. E ve li ho fatti sentire oggi con i suoni particolari. Quindi se dovete andare magari a suonare in una band o in un localino in cui o avete bisogno solo di alcune percussioni, ma non siete magari capaci a suonare il caon, non siete capaci o non avete le tabla, le cose, eccetera, sono tutte qui. Se dovete andare a suonare la musica dance, potete tranquillamente suonare con questa, tanto i suoni della batteria acustica non vi servono. Oppure suonereste la batteria acustica, ma poi quei suoni della batteria acustica bisognerebbe trasformarli per farla sembrare un'elettronica. Quindi direttamente suoniamo l'elettronica con i suoni particolari, suoni un po' strani. Ovviamente potete andare a inserire tutti i suoni che volete all'interno di questa Nuex e basta. Quindi mi è suonato il cellulare. Ragazzi, con questo io vi saluto qua, grazie ancora Nuex per avermi mandato questa batteria in prova e io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, di andare a vedere la mia scuola online, trovate tutto qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!